Buonasera a tutti gli amici di Radio Saius e bentrovati per questo nuovo appuntamento con l'Osservatorio Antimafia. Questa sera il nostro ospite è Salvatore Borsellino, una nostra cara conoscenza che ci onora insomma della sua presenza. Buonasera Salvatore, grazie per essere intervenuto questa sera. Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Salutiamo Rosario Moreno e lo ringraziamo per la sua regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti. E salutiamo Massimo Bonella, responsabile di Pianeta Oggi TV.net da Venezia, al quale a brevissimo passeremo la linea per gli ultimi aggiornamenti. Intanto ridò la linea a Rosario per i saluti al condominio di Radio Saius e per ricordare i contatti della trasmissione. A te Rosario. Grazie Antonella. Allora, buonasera a tutti il condominio, come dicevamo prima. Bella puntata questa sera e chiediamo scusa per un po' di ritardo dovuto a problemi tecnici. Ricordo a tutti gli amici che vogliono interagire con noi, con questa trasmissione, con l'ospite e con i conduttori, che possono farlo attraverso la chat che trovate sul sito radiosaius.it oppure chiamando il numero di telefono 0422 1626 622. Potete anche mandarci un sms oppure un messaggio con WhatsApp chiamando il 393 78 80 195. Ricordo che questa trasmissione, come tutte le nostre dirette, vanno a reti unificate anche con tutto il circuito di Radio Saius, che comprendono le seguenti web radio: Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Ovviamente questa diretta va in onda anche sul circuito la Web TV, sui due canali della Web TV di radiosaius.it, più sul live stream e su YouTube. Antonella, con questo è tutto, ti ripasso la linea. Grazie Rosario, la giro subito a Antonella. Sei arrivata male? Abbiamo un problema ancora con... Non so se... Facciamo una cosa. Niente. Non arrivi con la voce, Antonella. Vai adesso. Allora, ci siamo adesso, Rosario? Sì, stai arrivando, vai. Ok, allora, dicevo che passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e poi torniamo in trasmissione con Salvatore Borsellino. Prego, Massimo. Alle 22.18 prendiamo linea dunque da Venezia, grazie Antonella Internò, un saluto anche al collega Ugo Lombardi. Dunque, subito delle news dell'ultimo momento, c'è stato un incidente sul ponte traslagunare di Venezia, quello che collega la terraferma veneziana con Piazzale Roma. Dunque si è verificato alle 19.45 in direzione di Mestre, praticamente c'è stata una scivolata in scooter, muore una donna. Dunque vediamo, poi ancora abbiamo delle altre informazioni e in questo momento ci informano che sono in atto forti temporali con acquazzoni in Veneto, in modo particolare in provincia di Verona, anche con grandine. Dunque vedremo di seguire queste situazioni di maltempo, ma poi magari faremo degli aggiornamenti intorno alle 23:05 quando siamo in chiusura. Le altre notizie della giornata degne di rilievo sono le seguenti, vi estrapolo, visto anche che siamo in ritardo, solamente le due più importanti. Riprendiamo dunque la notizia dei fidanzati morti, omicidio, suicidio. Ci spostiamo quindi in Friuli Venezia Giulia, precisamente a Spilimbergo, siamo in provincia di Pordenone. Gli investigatori hanno pochi dubbi: un uomo ha ucciso la ex compagna appunto a Spilimbergo, nell'appartamento in cui la coppia conviveva fino a pochi giorni fa. Lui aveva ancora le chiavi di casa ed è tornato a casa aspettandola al rientro da lavoro. Le ha sparato 4 volte e poi si è ucciso con la pistola che aveva avuto in dotazione quando era guardia giurata. E i genitori della giovane hanno chiamato i carabinieri, allarmati dal silenzio di lei nell'appartamento chiuso a chiave.
sono stati trovati i corpi. La ragazza uccisa aveva 30 anni, lui altresì 30. Alluvione di Parma, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti del Movimento 5 Stelle, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica per l'alluvione del Baganza del 13 ottobre 2014. L'ipotesi di reato è di disastro colposo. Indagati anche il comandante della Polizia Municipale, il dirigente della Protezione Civile regionale e di quella provinciale e l'ex responsabile del servizio tecnico di bacino. Prendiamo un'altra notizia che ha davvero dell'incredibile. Dunque, ben 11 milioni di italiani hanno dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie nel 2016 a causa di difficoltà economiche, non riuscendo a pagarle di tasca propria. Sono 2 milioni in più rispetto al 2012, è quanto emerge da una ricerca del Censis, in cui si specifica che 2,4 milioni di anziani hanno rinunciato a curarsi. Come ho detto nell'edizione delle 18 e 30 a spazio aperto, lo ribadisco anche adesso, che praticamente questo ha dell'incredibile. Quando si porta, cioè le automobili in officina sono trattate meglio, si spende molto meno, non occorre aspettare, non so, mesi di attesa. Ecco, questo è quello che succede in questo paese rovinato. Alle 22:22, prima di restituire la linea ad Antonella Intranò, io quest'oggi in varie edizioni del GR1 ho sentito la voce di Salvatore Borsellino e sono completamente solidale. Vorrei appunto esprimere la massima, assolutamente la massima solidarietà su quanto sta succedendo in questo paese rovinato, ripeto, rovinato. Linea dunque a Bari per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Antonella Intranò, Ugo Lombardi, un saluto alla regia centrale, Rosario e Ugo. Grazie Massimo, e Grazie direi che questo più che altro è un paese disgraziato, oltre che rovinato, perché ci siamo lasciati con Salvatore Borsellino l'ultima volta, dopo una accesa e animata discussione rispetto all'intervista che era stata proposta dalla TV Ammiraglia della televisione di Stato, da Rai 1, l'intervista concessa al figlio del boss dei boss, al Salvatore Riina Junior, che pubblicizzava la pubblicazione di un suo libro, un libro che vuole riportarci l'immagine di una normale famiglia italiana, tutta dedita al lavoro, alla collettività, eccetera. Nulla di più falso, nulla di più fuorviante. E come se tutto ciò non bastasse, Salvatore, è prevista per il 18 giugno la presentazione del libro a Palermo. Questo naturalmente ha provocato in lei molta rabbia, molto sdegno, e abbiamo letto le sue dichiarazioni laddove dice che naturalmente è disposto a fare qualunque cosa perché questo non accada. Ma è l'ennesimo preoccupantissimo segnale per la vita democratica di questo paese? Guardi, io appena ho sentito questa notizia che veramente mi ha sconvolto, il fatto che a Palermo si potesse permettere al figlio di un criminale come Totò Riina, criminale egli stesso, di poter presentare questo libro assolutamente fuorviante, assolutamente mistificante. E a Palermo una cosa del genere io non posso assolutamente tollerarlo. Già mi darebbe fastidio che in qualsiasi posto d'Italia questo libro sia presentato a seguito, tra l'altro, di quella scellerata e assolutamente inopportuna presentazione del libro alla televisione pubblica. Però il fatto di telefonare, di presentarlo a Palermo è proprio un oltraggio, un vero e proprio oltraggio in una città che ha subito tante ferite, in una città in cui il sangue della strage di Via Capaci, di Via D'Amelio e di Capaci non si è ancora asciugato. Io non avrei, non tollero in nessuna maniera che questa cosa possa avvenire, ed ero disponibile, ero disposto, avevo preannunciato che mi sarei autodenunciato presso il questore di Palermo per dire che io a fronte mi sarei presentato lì dove era prevista la presentazione del libro di Riina e non rispondevo delle mie azioni. In qualsiasi maniera gli avrei dovuto impedire di parlare, gli avrei dovuto
dire in faccia che suo padre è un assassino, che non è come egli lo presenta nel libro e che è un'offesa alla città di Palermo e alla popolazione di Palermo, a mio fratello, alle vittime della mafia, ai parenti delle vittime della mafia, che a lui sia permesso di fare questo oltraggio proprio nella città di Palermo. E io posso usare i mezzi che ho a disposizione. Ho fatto un post ieri per annunciare questa mia intenzione. Immediatamente, diciamo, nel giro di neanche 24 ore ho raggiunto più di 2 milioni di persone. Grazie a Dio c'è la rete che ci permette di fare questo. E tra queste c'era la maggior parte di commenti che erano, diciamo, sdegnati e favorevoli. Ci sono stati anche tanti commenti, un numero rilevante di commenti di persone invece che dicevano che ci deve essere libertà di espressione, che si deve concedere a tutti di dire il proprio parere. Io assolutamente di fronte a questo non sono d'accordo. Si deve permettere alle persone che si pongono all'interno della società civile, ma per chi, diciamo, si mette al di fuori di questa società, di chi fa parte dell'antistato, di chi è un criminale come Salvo Riina e come suo padre, non si può assolutamente applicare gli stessi metri che si adoperano alle persone, a tutte le persone. E, diciamo, comunque io in ogni caso sono determinato a portare avanti questa mia azione. Stasera per fortuna c'è stato un segnale che mi ha in qualche maniera un segnale positivo. Proprio poco fa ho letto una notizia sul mio sito 19 luglio 1992.com, la quale ancora non mi era pervenuta in altra maniera, messa da un mio collaboratore, che dice: salta presentazione libro di Riina Junior a Palermo. Spero che la cosa corrisponda a verità e che effettivamente sia stata evitata questo scempio, questo oltraggio a Palermo. È stato provocatorio, verrebbe da dire, perché guardi, assolutamente sì, è un fatto provocatorio che purtroppo è stato. La mafia approfitta degli spazi che gli vengono lasciati, e purtroppo lo spazio che gli è stato dato dal Bruno Vespa ospitando Salvo Riina alla sua trasmissione poi porta a queste ulteriori sfide vere e proprie da parte della mafia. È la mafia che in qualche maniera proprio sfida la società civile e cerca di fare passare questo messaggio mistificante che le famiglie mafiose siano famiglie normali, siano famiglie come le altre, che Totò Riina sia un padre affettuoso e tutto quanto, diciamo, scrive Riina nel suo libro, dove parla di dignità della sua famiglia. Io queste cose non posso accettarle proprio nella città in cui mio fratello è stato massacrato insieme ai suoi ragazzi. Spero, io confidavo in ogni caso su una cosa: Salvo Riina è domicilio obbligato a Padova, per quanto mi risulta, quella Padova che so che avevano protestato molti cittadini padovani quando avevano saputo che Salvo Riina c'è un piccolo esatto. Problema da è arrivato un attimo un vuoto da Salvatore Borsellino. Va bene, allora ripeto le ultime cose. Confidavo che visto che Salvo Riina è in domicilio coatto a Padova e che per spostarsi a Palermo ha bisogno dell'autorizzazione del giudice di sorveglianza che è di stanza a Venezia, confidavo che questa possibilità gli fosse impedita.
Adesso non so se per questo motivo o per altro, leggo la notizia sul mio sito che dice salta presentazione del libro di Rina Junior a Palermo, e dice salta la presentazione del libro di Salvo Rina, figlio del superboss Totò, ad avvalorare le voci di un possibile annullamento dell'appuntamento fissato per sabato 18 giugno. Lo staff dell'albergo a pochi passi da Piazza Ruggero VII, che ha confermato che la sala destinata all'evento è stata disdetta. Non è stato possibile tuttavia conoscere il motivo di tale decisione o da chi sia partita, se dalla struttura o dal figlio di Rina, o se l'incorso sia stato rinviato ad altra data o sia stata scelta un'altra location. La casa editrice del libro al momento ha preferito non rilasciare alcun commento. Possibile che sulla decisione tuttavia abbia pensato il clima di questi ultimi giorni, dopo le polemiche per l'intervista Porta a Porta del figlio di Rina. In molti avevano promesso azioni di protesta per impedire la presentazione del capoluogo siciliano. Ecco, io spero veramente che questa rivolta della società civile, questa mia decisa opposizione a questa annunziata presentazione, abbia avuto l'effetto che in effetti sembra aver avuto. Ma infatti, ingegnere, quello che fa specie è intanto comprendere i motivi per cui una casa editrice ritiene di poter pubblicare un libro di questo tipo qui, ma anche chi ha consentito la pubblicazione. Per molto meno altri libri e altri film non sono stati proiettati, per motivi magari diversi, ma comunque ostativi alla, diciamo, alla comune esposizione, insomma, ad una esposizione democratica. E non solo, ma io credo che ci possa essere anche uno spirito di emulazione. È pericoloso, perché un libro del genere, tanta enfasi a questi comportamenti, sono sicuramente diseducativi. Lei non crede? Purtroppo è così. D'altra parte, io insomma non mi sento di dire che si possa proibire a una persona, neanche a Totò Riina o a Salvo Riina, di scrivere un libro e di pubblicarlo. Che ci siano case editrici disposte a tutto pur di poter vendere un libro che magari proprio grazie alla pubblicità fattagli da Bruno Vespa magari può diventare un successo editoriale. Io spero che non sia così, spero che la società civile riservi a questo libro la sorte che si merita, cioè che lo ignori. Però purtroppo, ripeto, la stessa presentazione a una trasmissione come A Porta di Bruno Vespa potrebbe avere un effetto dal mio punto di vista assolutamente indesiderato. E quello che mi aspetto è che ci siano, come ci sono state, tante librerie che si sono rifiutate di esporre il libro, di vendere il libro. Ecco, questa sarebbe sicuramente una cosa apprezzabile, che Rina scriva pure il libro che vuole, ma che questo libro poi venga rifiutato e venga ignorato, come si viene censurato dalla società civile. Io sulla censura sinceramente sono contrario ad ogni forma di censura. Quello che mi aspetto è la reazione della società civile, la reazione della gente, che sia quella che è giusto che ci sia. Spero poi di non essere deluso, ma in ogni caso ad ogni forma di censura io sono contrario. Guardi, io non avrei neanche reagito se questo libro avesse avuto notizia della presentazione di questo libro in una qualsiasi città d'Italia. Non si può impedire di presentare un libro, significherebbe una forma di coercizione che io sono uno spirito libero e non accetto. Però diciamo che venga presentato a Palermo è un vero sfregio, è una vera offesa. Io infatti avevo detto, non avevo chiamato a raccolta la gente, il mio movimento, a reagire, a fare qualsiasi tipo di azione. Io ho detto, io, Salvatore Borsellino, devo salvaguardare la memoria di mio fratello, e quindi tocca a me affrontare il dottor Salvo Riina ed impedirgli di poter presentare il suo libro. Ripeto, ero disposto e sono disposto ad autodenunciarmi, perché farei un'azione che in assoluto non è un'azione, diciamo, sicuramente
da fare, quello di impedire a una persona di parlare, ma a Salvorina io a Palermo mi sento di poterlo fare, anzi di più, mi sento di doverlo fare, mi sento che è mio dovere farlo. Beh, a questo punto sarebbe da chiedere al conduttore Bruno Vespa di intervistare altri esponenti malavitosi. Per un discorso di par condicio dovrebbe intervistare altri, il capo della 'Ndrangheta, il capo delle altre. Mi sembra strano che lui faccia due pesi e due misure, insomma. Meglio non invitarlo, perché sarebbe assai felice di farlo, immagino, visto i trascorsi. Salvatore, di contro, per fortuna, è iniziato qualche giorno fa un seminario molto interessante, un incontro che si è tenuto a Priverno, che ha dato il via ad una serie di iniziative che prevedono un campus, all'interno di un campus, insomma. Il convegno, che si intitolava Menti Raffinatissime, al quale era presente lei, il direttore Giorgio Bongiovanni, il direttore di antimafia2000.com, che ricordo è la testata giornalistica con la quale collaboriamo per la messa in onda di questa trasmissione, con il giornalista Paolo De Chiara, avete incontrato i ragazzi che sono la nostra speranza, lo diciamo sempre. Questo convegno, Menti Raffinatissime, riporta ad una famosa dichiarazione di Giovanni Falcone. Era il giugno dell'89 quando fu ritrovata la borsa. Prego? Dopo l'attentato alla Davro, se sì, quando fu ritrovata la borsa contenente l'esplosivo lì alla villa della Daura, e addirittura ci fu qualcheduno che immediatamente dopo sostenne che fosse stato lo stesso Falcone a mettere lì la borsa per aumentare la sua popolarità. Queste sono frasi che sicuramente pesano come macigni nella storia del giornalismo italiano, e comunque questi ragazzi che voi avete incontrato credo abbiano avuto come dire, la possibilità di respirare un po' di aria pulita con la presenza sua e di Giorgio Bongiovanni. Quali emozioni ha riscontrato in questi ragazzi? C'è la voglia da parte loro di pretendere la verità sulle stragi del 92, su tutto quello che è accaduto, cominciando da Portella delle Ginestre? Guardi, credo proprio di sì. Queste ragazze, la voglia di conoscere, la voglia di sapere, la voglia di reagire c'è sicuramente, ed è stato anche per me. Io sono stato presente a questo incontro soltanto nel giorno dell'inaugurazione, poi dovevo rientrare a Milano e quindi non ci sono stato nel secondo giorno, però in quel giorno che sono stato presente a Priverno ho ricevuto delle emozioni veramente forti, proprio per la partecipazione di questi ragazzi, per l'entusiasmo di questi ragazzi, per la maniera e l'attenzione con cui ascoltavano. E poi ho visto veramente delle cose molto belle. In particolare mi ha colpito un cortometraggio realizzato da alcune maestre di una scuola materna di Roma, ricordo solo il nome di una certa Daniela, di cui in questo momento non ricordo il cognome, e hanno realizzato con dei bambini della scuola materna un cortometraggio che si chiamava Siamo tutti supereroi, nella quale due bambini interpretano la parte di Paolo e Giovanni, ma realizzato con una delicatezza, con una forza che è da fare vedere non soltanto ai bambini ma anche agli adulti. E ci sono tante persone in Italia, nella scuola, che si impegnano per portare queste conoscenze ai ragazzi, ai bambini. Io credo che proprio dalla scuola potrà partire la rinascita del nostro paese, proprio dall'impegno di questi insegnanti, di questi maestri. C'era Gesualdo Bufalino che diceva che la mafia potrà essere sconfitta da un esercito di maestri elementari, perché da lì che bisogna cominciare. E se si perseguirà su questa strada, veramente il nostro disgraziato paese potrà veramente cambiare. E io vado in queste scuole per prendere questa speranza. Forse porto qualcosa a questi ragazzi, ma credo che sia anche tanto quello che io porto via, cioè la speranza e la voglia e la determinazione
per continuare a lottare, cosa che grazie a loro spero di fare fino all'ultimo giorno della mia vita. Ingegnere, il suo concetto di libertà e di democrazia è, insomma, è naturalmente eccellente. È quello che diceva prima, cioè lei è contrario alla censura, sicuramente le fa onore. Quali pensa che siano, che possano o potrebbero essere i lettori attenzionati da questo libro? Chi potrebbe interessare, tornando al libro, quali lettori potrebbero essere interessati? Il problema è questo: io ho visto come subito dopo la trasmissione di Bruno Vespa sono nati sulla rete, sui social network, sono nati dei gruppi che appunto inneggiavano a lo stesso Totò Riina, a Salvo Riina, e sono queste menti, diciamo, di persone con poca cultura, di persone che per quale la figura del capo dei capi, per esempio, presentata in una fiction, in effetti è un eroe negativo, ma in ogni caso un eroe, una persona che ha il potere. Purtroppo ci sono tante persone non abbastanza istruite, non abbastanza, che non hanno letto, che non si nutrono soltanto della purtroppo della televisione deteriore che c'è nel nostro paese, che fa mette al primo posto la competizione, il vincere sull'altro, le gare fatte di qualsiasi tipo, che diciamo vengono attratte da questo tipo di personaggi, che in ogni caso sono personaggi che hanno un potere e quindi sono personaggi da ammirare, e purtroppo sono in tanti. Io scorrendo la rete, appunto dopo la trasmissione di Bruno Vespa, sono stato ho inorridito a vedere quanti commenti positivi c'erano nei confronti di Salvo Riina. Diciamo, è chiaro che erano sicuramente la minoranza, ma per quanto minoranza erano un numero veramente che mi spaventa. Erano centinaia i commenti sulla rete favorevoli a Salvo Riina. È una cosa che deve fare pensare. Purtroppo la anni di disinformazione, di televisione che insiste appunto su certi tipi di argomenti, che ci presenta una persona, basta che sia abbia notorietà, allora è una persona da ammirare, che porta a questi risultati. E quindi, diciamo, un libro di quel tipo purtroppo può essere pericoloso, avrebbe sicuramente dei lettori che ne contribuirebbe ad alterare ulteriormente le capacità di giudizio, che già evidentemente sembrano molto limitate. Infatti è lo spirito di emulazione quello più pericoloso. Chi ha consentito, consentirà questo. È un libro che trasmetta cultura, ci va bene. Un libro che parli di cucina, ci va bene. Un libro che parli di sport, perché insegna magari anche l'attività sportiva, può far crescere. Ma un libro che parla di porcheria, cosa può trasmettere? Può trasmettere nulla, il vuoto. È possibile che in una nazione, mi perdoni se la interrompo, è possibile che in una nazione come questa non abbiano colto questo pericolo? Guardi, questo è vero, però d'altra parte io sono contrario a qualsiasi forma di censura. Purtroppo se si ammette la censura su un qualsiasi tipo di libro, poi questa può essere utilizzata in maniera distorta, e non è sicuramente quindi da augurarsi che ci possa essere censura di questo tipo. Deve essere la società civile a respingere poi libri come questo, ma che ci sia a monte una censura su questo libro può essere pubblicato, questo libro no, io sinceramente mi rifiuto a questa idea, perché ripeto, è chi decide quali libri possono essere pubblicati e quali no? Capisce come la cosa potrebbe essere utilizzata in maniera distorta da quei centri di potere che purtroppo
ci sono nel, non solo nel nostro paese, ma anche nel nostro paese potrebbe, ripeto, essere adoperata in maniera distorta ed essere un'arma a doppio taglio. Quindi io non mi sento di poter augurare una forma di censura preventiva sui libri, che ci sia un ministero, un Mincul Pop, un ministero della cultura popolare, come esisteva una volta, che stabilisca cosa può essere pubblicato e che cosa no. D'altra parte, oggi con la rete la cosa sarebbe pressoché impossibile. Salvatore, durante l'incontro che ha avuto con i ragazzi, voglio ricordarlo con maggiore precisione perché non lo sono stata a sufficienza poco fa, e siccome questa è un'iniziativa che va sicuramente lodata e emulata, perché sono queste le cose da emulare. Dunque, era il campus della legalità e della cittadinanza attiva a Priverno, che è stato organizzato dall'Istituto Teodosio Rossi in collaborazione con il Movimento delle Agende Rosse. Lei ha ricordato chiaramente l'isolamento in cui si sono venuti a trovare il giudice Falcone e suo fratello Paolo Borsellino prima della loro uccisione, naturalmente. Suo fratello è stato comunque l'ultimo in ordine cronologico. Oggi abbiamo ancora un giudice, il più scortato d'Italia, il più protetto, che risulta essere stato minacciato dal capo dei capi, da Totò Riina. Ma quello che ci chiediamo è se effettivamente questa minaccia arrivi da Totò Riina o da altri. Voglio dire, siamo in uno Stato-Stato o siamo in uno Stato mafia, oramai conclamato? Purtroppo la differenza tra mafia e Stato, Stato mafia e mafia Stato, è una differenza difficile da scoprire. Io credo che questi sono i risultati della trattativa Stato mafia. La trattativa Stato mafia c'è stata, è costata la vita a Paolo Borsellino, ai suoi ragazzi, è costata la vita alle vittime di via dei Gergofili, di via Palestro, e purtroppo ha portato a questo. Le persone, il sistema di potere che oggi ha potere, personaggi che oggi sono al potere, sono gli stessi personaggi che quella trattativa hanno avallato, hanno voluto e in parte hanno partecipato, personaggi che probabilmente erano, i cui nomi erano scritti su un'agenda rossa, che per questo motivo doveva assolutamente sparire. Uccidere Paolo senza fare sparire l'agenda rossa non sarebbe servito a nulla. Paolo è stato ucciso perché alla trattativa si opponeva, per potergli sottrarre l'agenda rossa e per non farlo testimoniare a Caltanissetta, dove sicuramente avrebbe avuto, come aveva richiesto lui stesso a gran voce nel suo ultimo incontro pubblico del 25 di giugno alla Biblioteca Comunale di Palermo, aveva richiesto esplicitamente di voler essere sentito dalla Procura di Caltanissetta. L'hanno ucciso un giorno prima del giorno in cui sembra era stato convocato alla Procura di Caltanissetta per dire che cosa aveva scoperto sull'assassinio di Giovanni Falcone. Eppure, Salvatore, dopo le condanne del maxi processo, lo Stato ha avuto una grandissima occasione per dare il colpo definitivo alla mafia, invece ha preferito trattare. Per quale ragione, secondo lei? Non solo ha preferito trattare, c'è qualche cosa a monte, nel senso che ha preferito, nel momento in cui la magistratura tramite il maxi processo aveva ottenuto quel grandissimo successo di quelle condanne, di mettere alla luce la struttura stessa della mafia, che fino a quel momento, prima delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, era sconosciuta, non si sapeva neanche che si chiamasse Cosa Nostra, non si sapeva niente della struttura della cupola. Aveva messo in luce queste cose, aveva combinato centinaia di condanne ai tutti i capi della mafia, e lo Stato, se fosse stato unito in questa lotta, piuttosto che come sempre delegarla solo a una parte, la magistratura, le forze dell'ordine, se anche la politica, il governo avesse fatto la sua parte, si poteva dare il colpo di grazia alla mafia. Invece, che cosa venne fatto?
fu scelto di smembrare il pool antimafia. Il pool antimafia venne smembrato e la Giovanni Falcone venne messo in condizione di dover addirittura lasciare la magistratura e cercare un altro campo di azione a Roma, dove diciamo entrò al Ministero degli Affari Penali. Paolo dovette lasciare Palermo e andare a Marsala. Venne messo veramente in ginocchio il pool, e la trattativa viene dopo. La trattativa viene quando a fronte delle isperate, grazie alla eliminazione, eliminazione dal punto di vista non fisico ma dell'azione nefasta di Corrado Carnevale, la Cassazione approva definitivamente, sancisce le condanne che erano state comminate al maxi processo. La mafia decide di vendicarsi di quei politici che non avevano mantenuto le promesse, viene ucciso Lima, e a quel punto, visto che c'erano degli altri personaggi nella lista delle persone da eliminare, viene ucciso uno dei cugini Salvo, e poi c'erano degli altri personaggi, c'era Mannino, c'era Mancino, c'era Andreotti. A questo punto parte, grazie alla iniziativa dei politici che a quel punto erano a rischio di morte, nasce la trattativa, mentre intanto parte anche la vendetta della mafia verso i suoi nemici storici, cioè Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Viene ucciso Giovanni Falcone, ma Paolo Borsellino non sarebbe stato ucciso a soli 57 giorni di distanza dall'altro magistrato se non ci fosse stata la necessità di eliminarlo subito per poter andare avanti con la trattativa, che con Paolo in vita non sarebbe mai potuto andare avanti. In poche parole è questa la genesi e quello che è successo nel nostro paese. Ingegnere, tornando al libro e facendo, diciamo così, un po' di sorda ironia, lei pensa che corriamo anche il rischio di trovare questo libro magari all'interno delle biblioteche, delle strutture di detenzione e magari anche di qualche carcere, dove magari sarà chiesto anche al direttore di incontrare i detenuti e di parlarne anche? Secondo lei si può correre questo rischio? Il rischio lo corriamo, ne sono convinto. In nome della democrazia e della libertà di espressione. E purtroppo, ripeto, io sono contrario alla censura preventiva, ma purtroppo qui il problema non è la censura, purtroppo qui il problema è la pubblicità che è stata data a questo libro, del quale se Vespa non avesse fatto la sua trasmissione, io penso che non avrebbe parlato nessuno. Invece purtroppo ci hanno attirato in qualche maniera anche in questa trappola, cioè che per il fatto di doverlo, ed era necessario farlo, contrastare questa azione, e in qualche maniera è stata ulteriormente diffusa la notizia, grazie anche all'opposizione che era indispensabile alla società civile. Ma se non ci fosse stata quella trasmissione, non ci sarebbe stata l'opposizione, non ci sarebbe stata la pubblicità. Purtroppo invece è una spirale perversa che è quella che è stata messa in atto grazie deprecabile scelta di Bruno Vespa di presentare quel libro. E lì avrebbe dovuto essere i vertici della RAI a fermarlo. Lì sì, cioè che io dico, non si può fare la censura preventiva di un libro, ma si può fare in una televisione pubblica, si possono scegliere in maniera diversa i libri da presentare, non presentando i libri di un mafioso mentre altri libri vengono invece completamente ignorati.
Beh, questo è sempre il paese del dopo, Salvatore. Noi arriviamo sempre dopo a capire le cose, a metterle a fuoco e a dire che forse non era il caso. Eppure i palinsesti vengono stabiliti con tempistiche assolutamente utili ad un controllo accurato di quelle che sono poi le informazioni che passano dal mezzo televisivo, che oramai è diventato l'altra anima di ogni cittadino italiano. Ma cambiando un attimo argomento, ma rimanendo sempre in tema di libertà, vorrei chiederle un commento sul referendum che ci sarà il prossimo autunno. Si parla tanto di voler riformare la Costituzione senza che la stessa sia stata ancora applicata. Questo tentativo, che chiave di lettura può darci lei? Guardi, purtroppo se basta andarsi a leggere il manifesto di Rinascita Democratica della P2 e vedere i punti di quello che è il progetto diciamo che era detenuto da Licio Gelli, per capire quello che sta succedendo oggi nel nostro paese. E uno di questi punti era la riforma della Costituzione, nel senso in cui stanno cercando di cambiarla. Ha detto benissimo, è una Costituzione che ancora non è stata attuata e si cerca di cambiarla, per giunta con metodi sicuramente che non sono quelli che i padri costituenti avevano stabilito. Questi metodi sono stati in qualche maniera aggirati e io mi auguro che il popolo italiano sappia dare il suo giudizio su tutto quello che sta per succedere. Si sta cercando di trasformare un paese dove il potere giustamente era in mano, doveva essere amministrato dal Parlamento, dalle istituzioni tra loro separate, il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario, si sta cercando di trasformarlo in qualcosa di completamente diverso, e anche agendo sui meccanismi elettorali si permetterà, questo è il disegno, di far sì che un partito che non ha neanche la maggioranza assoluta possa avere la maggioranza in tutto il Parlamento, venendo anche ad annullare quella che poteva essere l'azione di equilibrio portata dal bicameralismo, che era stato diciamo appunto uno dei principi dei padri costituenti, con un Senato che non sarà più eletto dal popolo ma sarà eletto non direttamente dal popolo, e tutto questo renderà il nostro paese sempre meno democratico. Quindi io già mi sono il mio movimento della Gente Rossa si è già diciamo iscritto a tutti quei partiti che cercheranno di impedire questa azione di sovvertimento della nostra Costituzione. Noi ne facciamo parte e saremo parte attiva nel tentativo di contrastare questa azione. Grazie Salvatore, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione. Ricordiamo a tutti il sito www.19luglio1992.com. Naturalmente siamo a disposizione in qualunque momento per ogni intervento lei ritenga opportuno fare. Ci auguriamo che la data sia stata cancellata, perché si è aggiunto un briciolo di buonsenso nella testa di chi aveva accettato di ospitare un evento talmente sfregiante, talmente provocatorio, non solo per lei che è vittima come suo fratello, perché non c'è nessuna differenza dal mio punto di vista tra lei e suo fratello, entrambi avete avuto una vita distrutta, segnata, interrotta, ecco, in un certo qual senso, per cui non solo è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti coloro che hanno perduto la vita perché impegnati nella lotta contro la mafia, ma sarebbe stato davvero oltraggioso per ogni cittadino onesto di questo paese, e ancora ce ne sono, grazie a Dio. Quindi Salvatore, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro come sempre, e ribadisco, rimaniamo a sua disposizione per qualunque intervento desideri fare. Grazie, grazie Salvatore. Grazie. Fortuna nel nostro paese, ci sono anche le radio libere. Vi ringrazio e vi saluto tutti gli ascoltatori e li abbraccio insieme a voi. Grazie.
Anche a lei, arrivederci. Grazie Salvatore, a presto. Arrivederci, a presto. Arrivederci. Allora, penso che si debba passare rapidamente la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, sono le 23 quindi siamo in chiusura. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella, giusto gli aggiornamenti per quanto riguarda la notizia dell'ultima ora o comunque delle ultime ore e il maltempo che sta colpendo il Veneto. Dunque sono state registrate delle forti grandinate e anche acquazzoni di forte intensità fra Vicentino e il Veronese. Anche la provincia interessata, la provincia di Rovigo, e non solo, ma anche dunque anche a Padova abbiamo avuto un forte temporale intorno alle 17:30, forte temporale, grandinate anche qui e strade allagate. C'è un vasto sistema temporalesco che sta appunto avvolgendo il Veneto e dunque sta praticamente interessando le province, come ho detto prima, Verona, Padova, Rovigo, Vicenza. Ecco, rimane un po', diciamo, tagliata fuori la provincia di Venezia, il Veneto orientale, la situazione è in evoluzione, ora sembra che comunque l'attività elettrica si sia attenuata. Vedremo diciamo nel corso delle ore. Comunque io naturalmente dunque non mi resta che invitare a tutti coloro che si trovano in viaggio in queste località di assolutamente moderare la velocità appunto per motivi di sicurezza. Ancora una notizia dunque, vediamo, perché le sto leggendo al momento, vediamo se mi esce questa notizia. Sempre per quanto riguarda il maltempo, visto che andiamo in onda anche su Radio Valdichiana, in Toscana un fulmine ha colpito ha colpito un campanile di una chiesa in centro storico a Siena. Alle 23:02 è tutto, vediamo se abbiamo ancora un'ultimissima qui da questo canale. Dunque no, dunque tutto alle 23:02. Restituisco la linea a Bari per le conclusioni. Antonella Intrano e Ugo Lombardi, scusate ma veramente quando arriviamo a quest'ora qua anch'io non connetto più. A voi. Grazie Massimo. In chiusura vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori che dal 26 maggio è disponibile nelle librerie l'ultima fatica editoriale del nostro Lorenzo Baldo, il vice direttore di Antimafia 2000. Il volume si intitola La mafia ordina, suicidate Attilio Manca. Volume realizzato proprio a ricordare la storia del giovane urologo di Barcellona, Pozzo di Gotto, che era uno specializzato nella tecnica laparoscopica e potrebbe aver assistito all'intervento alla prostata al quale nel 2003 si sottopose Bernardo Provenzano in una clinica di Marsiglia. La prefazione è di Don Luigi Ciotti, quindi vi invitiamo naturalmente a recarvi nelle librerie delle vostre città ad acquistarlo. Qualora non fosse disponibile, potrete farlo sul sito di antimafia2000.com, dove troverete un link per effettuare l'ordine. Mi chiede Massimo Bonella la linea. Prego Massimo. Sì, un attimo solo, giusto per ricordarvi che in questo momento sta andando in onda sulla televisione interregionale Telecarnia il quarantennale del terremoto in Friuli. In questo momento in onda abbiamo una importante testimonianza di Gilberto Cossettini, tra altre cose anche presidente dell'associazione Ciao dal Cielo, Mandi dal Cielo e di Buia. Ecco, ricordo che poi sabato, sempre alla stessa ora, o al massimo si va mercoledì tra una settimana giusta, ci sarà l'ultima parte di questa serie di speciali dedicati al quarantennale del terremoto del Friuli, dove intervisteremo il presidente dell'associazione Radioamatori Italiani, che ci spiegherà il ruolo molto importante che hanno avuto i radioamatori durante la fase di forte emergenza
a Gemona e dintorni. Ecco, questo è veramente tutto. Allora a te, Antonella, per le conclusioni. Grazie Massimo, un'ultima segnalazione che ci giunge da Andrea Del Zozzo, che è stato anche ospite delle nostre trasmissioni in passato. Andrea ci informa che sabato 18 alle 16 saranno in piazza Pordenone per criticare naturalmente l'iniziativa editoriale del figlio di Salvatore Riina, di Salvo Riina. Questo presidio sarà realizzato a Pordenone dal gruppo delle Agende Rosse, quindi per chi fosse in zona e volesse partecipare, l'appuntamento è alle 16 in piazza. Bene, noi vi ringraziamo per l'attenzione dataci anche questa sera. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 22 per una nuova puntata di Osservatorio Antimafia e vi auguriamo la buonanotte. Buonanotte a tutti da Antonella Intranò. Federico Lombardi, arrivederci. Ciao Rosario, ciao Massimo. Ciao da Venezia. Buonanotte dalla regia, da parte di Rosario e dalla parte di Ugo. Andiamo con la sigla.